Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Titus in Fabula e siamo qui oggi, siamo tornati a Kamura con Monster Hunter Rise versione PS5 perché dovevamo partire con questa missione. Missione urgente per passare alle 4 stelle, peraltro le missioni urgenti sono già di livello superiore, ad esempio noi siamo a livello 3, questa è per passare a 4 stelle ma è già di livello 4. L'accettiamo, mangiare abbiamo già mangiato, quindi partiamo che ci sarà il video. Siamo alle rovine sacre se non sbaglio, c'è modo di vederlo? Sì, rovine sacre, quindi niente video, cioè c'è il video del bisciante ma non dalla zona. Ci vediamo lì. Eccoci qui, asceta frenetico, povero. Poveri bombaggi. In questo Monster Hunter Rise abbiamo imparato. Perché mi dà gli antidoti? Ah, perché sì. In questo Monster Hunter Rise abbiamo imparato che se scappi fai una brutta fine. I bombaggi, poveretti, sono scappati e non c'è rimasto niente. Allora. Feline qua dietro, quindi. Andiamo insieme, aumentiamo un po' di resistenza. Questo mostro è completamente nuovo, debutta qui su Rise, una belva zannuta, quindi stessa famiglia di Blancaonga con Galala, per chi se li ricorda nella seconda generazione, e soprattutto ben più famoso visto che è arrivato molto più avanti Rajang. Penso che l'abbiamo avuto in tutte le generazioni, forse non nella terza. No, nella terza è stato un po' sostituito dal Devil Joe. Mostro di nessun elemento. Elemento frutta. Debole all'ace. No, è un mostro. Non è elementare, fa solo danni fisici, ha questa caratteristica che si appoggia sulla coda e lancia la frutta in giro, che noi, ecco, quella che avete visto, quelle viola sono velenose, per quello ci ha dato gli antidoti. No, ma hai ucciso un bombaggio, vero? Probabilmente sono più pericolosi un bombaggio che esplode. Mi sono scordato ancora di mettere lo spaccaelmi, come potete vedere. Ah, stavo dicendo, Aspetta. I frutti li possiamo recuperare e troviamo randomicamente. Anzi, penso che sia più non randomico, ma in base al colore. Frutto jumbo che ci recupera vita. È una sorta di pozioni scorte. Non ce li possiamo portare via, se vedete hanno quel simboletto, quella specie di logo del gioco, in alto a destra dell'icona, in basso a destra. E quindi vuol dire che sono oggetti scorti e li dobbiamo lasciare qua. E poi abbiamo anche questi che teoricamente, adesso gliene entriamo un paio, lo avvelenano, però forse due sono troppo pochi. Decisamente. Se ne va. Beva qui vicino, quindi cotiamo perché
siamo ancora in quella fase lì dell'acutezza terribile. Lo scorso episodio abbiamo sbloccato, sono andato a vedere, la spada di Ludroth, che è acutezza verde ma comunque fa schifo, e la spada di Vrogi, che non possiamo fare nessuna delle due realtà. Quella di Vrogi ha... non ho capito cosa è successo. Anche quella acutezza verde ma molto poca, quindi per ora niente, poi le andrò a fare lo stesso. E abbiamo esatto, c'è anche questo, quando decidi di fermarsi, anche questo frutto, un frutto lampo praticamente, che lo fa esplodere. Qui si copre la faccia, lo fa esplodere con la coda. E ci stona, come succedeva con Gypcheros, con Tsitsi-Yaku. Ci sono diversi mostri che hanno questa abilità. Eccolo qua. Ovviamente ci stona anche se siamo dietro, perché se guardiamo... volevo farvi vedere come funzionava, però. Allora, basta. Mi mangio un suo frutto. Hai visto? Sprecare il cibo, cosa succede? Vediamo se riusciamo a avvelenarlo. Se non sbaglio li troviamo anche noi quei frutti, però forse non al basso grado, forse solo i mostri di alto grado. Ok, si avvelena. Ci sono voluti due prima e tre adesso, cinque. Però uno forse l'abbiamo lisciato. Veleno sui mostri fa lo stesso effetto che fa su di noi, gli fa perdere vita. Tra l'altro si avvelena veramente poco perché è già finito. Ah, volendo anche questo, che è sempre uno di quelli velenosi, però anziché lanciarcelo contro, lo fa esplodere facendo una nube di veleno simile a quella un po' del Proci che abbiamo visto scorso episodio. Mi sono scordato di schivare, stavo guardando cosa stesse facendo. Allora facciamo così perché se no non la carichiamo più. Avere la barra spirito rossa è fondamentale perché aumenta l'attacco. Non è solo una cosa che serve così per fare lo spacchemi più forte, ma aumenta proprio l'attacco dell'arma. Infatti, oh, che fai? Infatti siamo a 134, imbarazzantissimo. Però se usiamo questo... no, se ne va. Se usiamo la posa serena con barra spirito rossa, facciamo molto più danni rispetto ad averla bianca, gialla o non averla proprio, dipende. Facciamolo picchiare con l'Arzuros. Anzi, picchiamolo noi con l'Arzuros. Se ci riusciamo. L'Arzuros è lento perché fa tutto col verso prima di attaccare. Ma con la te gli mancava pochissimo. Ok, allora facciamo così, lo picchiamo ancora un po', facciamo così, lo picchiamo ancora un po', e poi facciamo il punitore. Questo trucchettino che vi permette di fare molti più danni. Adesso l'Arzuros non fa niente, ma se vi capitano alcuni mostri elementali, i danni sono tanti. Sta già morendo. Allora, proviamo a fare una cosa serena. Ho perso tutta la frutta. No. Compri una borsa. Allora, niente. Volevo provare una posa serena, ma non ci siamo riusciti, è morto prima. Raccogliamo la frutta anche se non serve a niente, perché vorrei vedere se possiamo prendere quelli... Qual è il tetranodon?
dice oh, posso sbagliato. Niente, allora ci vediamo a Kamura, vediamo cosa ci dicono innanzitutto, perché in teoria questo è uno step importante. Se ci danno qualcosa per uccidere il Magno Malo, non credo proprio, penso proprio di no. E poi vediamo le quest a 4 stelle. Dai, ci vediamo lì. Eccoci sempre con Fugen pronto. Ho visto come siete stati bravi, anche veloci, ci abbiamo messo pochissimo. E non ci avete detto che cosa stia facendo Amon. Altra buona notizia, puoi accettare le missioni 4 stelle, è quello che volevamo sapere. Magno Malo e la Furia si stanno avvicinando. Sì, lo sappiamo. Ah, i miei arcenari sono oddio, sono tornati perché li avevo mandati in questa. Allora, ci fermiamo un attimo a Kamura, che ci vogliono parlare tutti. Allora, lui ci avrà qualcosa di nuovo. Vediamo. Vediamo che cos'hai. No, fammelo vedere, mi ignori. Allora, intanto vediamo qua, perché questo è utile perché ci dà gli immunizzatori, le sfere accecanti che sarebbero le bombe lampo, tutta roba che ci torna utile prima o poi. Abbiamo le sfere soporifere e ti dirò, ne compro già 8 e basta perché siamo poveri. Poi altri proiettili elementali, proiettili di supporto, rivestimento fatica che non c'era, ok, queste servono. Allora facciamo così, queste ne abbiamo una 40, compriamo un'altra 20, queste ce ne abbiamo, queste no, no, meno, mamma mia che sofferenza. Allora lui ci vuole dare un'altra quest, vediamo. Sì, siamo, Canaimo lo abbandoniamo qui a Kamura, non lo abbandoniamo in giro, non si abbandonano gli animali in giro, lo lasciamo qui insieme agli altri. Vediamo, ok, vabbè, solite cose. Cosa vuoi adesso? Dragonite, per darci lo shuriken grande, un altro strumento che non useremo mai, ma la dragonite vuol dire che ci hai sbloccato una nuova zona. Poi chi è che ci voleva parlare? Lei ci darà un'altra missione, immagino, o meglio una missione secondaria per sbloccare qualche altro. Cosa ti è successo? Per sbloccare un altro dango. Le nuvole, si chiamano nuvole quelle. Ok. Yeah, ok. Figurati. Ok, un'altra missione di recupero oggetti random. Sarà come quella dell'altra volta che ci vanno 2 minuti. Ok. Ah, ok, sono aumentati gli effetti dei dango, perfetto. Meglio. Che è meglio che li potenziamo adesso, perché così dopo, quando andiamo alla gilda, ci abbiamo già i dango un po' più potenziati. Queste io in realtà le lascio qui perché non ho le trappole. No, le ho comprate, ma senza le trappole scosse non ci facciamo niente. Poi Piazza Compagni ci vuole parlare. Ah, avrà ampliato. Dici? Ok, possono andare più lontano, quindi potranno andare anche nelle... Ah, vi faccio vedere un po' come funziona i miei arcenari. Avevano queste 5 missioni, possiamo chiamarle così. Ok, prendono quasi niente. I miei arcenari vi danno oggetti tipo ad esempio il fiore mirastelle, non lo trovate da nessun'altra parte. Pezzi di lagombi che ormai non ci servono più, quindi vabbè, prendiamo tutto. Vediamo... no, ho sbagliato. Sì, ha aggiunto la foresta inondata con altre zone. Perfetto. Adesso non ci servono. Questi avranno finito di allenarsi, credo di sì. Comunque, lasciamo lì ancora un po'. Ah, ok, giustamente nuova zona.
altri insetti filo, anche se in realtà ne avevamo ancora. Abbiamo 13, vuol dire ci sono 13 insetti filo che non abbiamo messo da nessuna parte. Facciamo un attimo un salto qui. Ok. Vabbè, questo ci dice sempre la stessa cosa che ci dice fuori. Tu non vuoi niente, vero? Mm. Lui uguale, perché anche qua avrà ampliato la zona. La zona, i rifornimenti. Quindi. Inoa. Ok, sì, si stanno divertendo a fare cose che di cui non ci dicono niente. Ma guarda, ci siamo appena stati, non ci ha detto niente neanche lui. Ah, cacciavano insieme Ammon, Fugen e Ojo. Ojo mangiava. Anche il Tezucabra si portava dietro o lo lasciava qua? Ok. Beh, io credo avremmo sbloccato Ratian, cioè siamo penso a metà gioco più o meno e non l'abbiamo ancora vista. Metà gioco parlando di offline, quindi zona villaggio. Allora, missione 4 stelle, vediamo cosa abbiamo. Abbiamo, dobbiamo completarne 5? No. Dobbiamo completarne 5. Oh cavolo. Allora, abbiamo il Somnacant, mostro nuovo, Leviathan, di tipo sonno. Il Bariot, che abbiamo già visto in World, e arriva anche questo da Monster Hunter 3, alle isole ghiacciate. Poi abbiamo piane sabbiose, ovviamente la Ratian, che sarà la prima che faremo. Il Toby Kadashi, che qui addirittura ha 4 stelle, su World è uno dei primi. Nella foresta inondata, poi abbiamo nelle caverne laviche, quindi andremo a vederle almeno. Volvidon, terzo mostro del trio Lagombi, in realtà al contrario, Arzuros, Lagombi e Volvidon. E Basarios, che non vedevamo da Monster Hunter 4 Ultimate, penso proprio di sì. Arriva direttamente da Monster Hunter 1 ed è una versione giovane di Gravios. Allora, e poi vabbè, queste secondarie, queste doppie, queste uccisione, raccolta. E il Pukei, che è stato messo a parte, non so perché, è qui. Vabbè, Bicetta l'abbiamo già fatto, perfetto. Non credo che abbiamo sbloccato altro qua. Ci è rimasto quel Kulu Yaku e il Ketsu, che in realtà non avevo mai visto. Si potrebbe fare un episodio con un episodio extra con Kulu Yaku e Ketsu, però noi andremo a fare uno di questi 5. No, uno, tutti di questi 5 sono, che poi sono 6. Quindi uno lo voglio lasciare indietro. Io che direi che nel prossimo episodio ci facciamo Volvidon e Basarius nella stessa zona. Così vediamo anche la zona nuova. E poi magari Toby, Ratian e Bariot. O, visto che è nuovo, Somnacant, Ratian e Bariot. Perché il Toby mi sta un po' antipatico. Dai, quindi ci vediamo nel prossimo episodio. Diamo un occhio, fermiamoci un secondo. Ok. Possiamo separare il Magnamalo dalla Furia, ok. Complicato, quindi fai attenzione. La carne e il sangue della Furia sono estremamente nutrienti per il Magnamalo. Hanno fatto incredibile, va bene. Quindi ci serviremo di questa sua qualità. Il Vicente, il suo stomaco è perfetto per invecchiare la carne. Ok. Diamo carne essiccata. Questo odore sarà così forte da tirare il Magnamalo. Non è una bella idea, ma ce l'avete qua? Ok, tu dovrai aspettare fino alla fine del passaggio e occuparti di tutto il resto. Sì, semplicissimo. Questa è stata risposta alle parole di Fugen. Ok. Cosa ci dai? Ah, sfera armatura più per potenziare di più l'armatura, ma la nostra non si potenzia. E le armature nuove in realtà sono peggio, è vero che sono potenziabili, eh? Però già la Bishanten è ancora 22. Ecco, la Bishanten sarebbe utile perché si può portare sicuramente a di più. Però ha delle abilità terribili, quindi la lasciamo lì. No, volevo vedere se aveva sbloccato qualche albero nuovo delle armi, no?
qualche arma nuova, no, dicevamo abbiamo la Ludroth e la Vroggi, ma nient'altro, perché Bichette non ha una spada lunga. Ok, peraltro non mi ha detto che lui voleva dirmi qualcosa, eh? Non so se vi siete accorti. Quindi ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate dei mostri nuovi, se vi stanno piacendo. E mi raccomando, se ricordatevi di iscrivervi, lasciare un like, un commento, così chiacchieriamo. E ci vediamo quindi appunto nel prossimo episodio. Buona caccia a tutti da Titus in Fabula.